Amici di Robasket, appassionati di pallacanestro, amanti della BCC Blue Basket Treviglio, bentrovati con questo nuovo appuntamento infrasettimanale. È un appuntamento particolare perché siamo in una sede d'eccezione, siamo presso la concessionaria Nissan a Ricara di Verdellino e... Vivremo tutta questa puntata anche in compagnia di questo sponsor che da alcune stagioni è al fianco della Blue Basket 1971. Anche se siamo on the road, come sempre, la precedenza al campionato di Serie 2 Old Wild West e soprattutto alle sorti della BCC Treviglio che mercoledì nel turno infrasettimanale, quello che ha visto la formazione di Mauro Zambelli ospitare Ferrara, ha perso proprio nel finale. Quindi con il consueto servizio vi riepiloghiamo cosa è successo in campo. Al PalaFacchetti di Treviglio arriva anche la prima sconfitta interna della seconda fase. La BCC Treviglio, pur partendo col piede giusto, non riesce a contenere la sete di vittoria di Ferrara, ancora a digiuno nel girone giallo e ora gli estensi hanno gli stessi punti dei trevigliesi in graduatoria. Dopo un avvio di studio reciproco, Frazier provoca il primo allungo con un'azione da quattro punti, ma Esbrook, partito dalla panchina, replica immediatamente. Allora ci pensa Nikolic con il contributo di Manenti per l'occasione Vice Ancellotti a disegnare il 26-19 della prima sirena. Il secondo quarto irrompe un Reati al limite della perfezione, la sua terza tripla al tredicesimo fissa il più tredici. Ma sono le conclusioni di Panni e dell'ex Packer a ridurre il ritardo estense sino al 48-43 di metà gara. Nella terza frazione Sarto entra in ritmo, ma la guerra di nervi a suoni di realizzazioni vede Frasier controbattere il canestre di Panni e Esbrook. In tutto il periodo Ferrara non riesce a raggiungere Treviglio, ma la BCC non va mai oltre i due possessi di vantaggio. E allora la gara, come ovvio, si decide nella quarta frazione. L'altro ex Baldassarre firma il primo vantaggio ospite ma Ancellotti ribadisce la volontà bianco-blu di far proprio i due punti. Panni prosegue la sua serata da 7 su 10 da 2, 3 su 6 da 3 e spinge il quintetto di Leca sul più 4. Un doppio errore della lunetta apre alla tripla della speranza di Nicolic. Anche Vencato fa solo 1 su 2 a cronometro fermo e Zambelli può così provare a disegnare l'azione per conquistare il match. Ma il tiro di Sarto non va a bersaglio. 82-84 al finale, Treviglio conserva la differenza canestri favorevole rispetto a Ferrara e non è escluso che le strade di Trevigliesi ed Estensi non si possano incrociare proprio al primo turno di playoff. Benissimo, e adesso diamo anche una motivazione. Per cui, eh, con Ora Basket siamo venuti a fare questa puntata speciale presso la concessionaria Arricar. E lo chiediamo direttamente a Stefano Arrigoni, che eh, ha un motivo importante di anteprima nazionale da spiegarci. Sì, buongiorno a tutti. Siamo qui oggi per presentare la nuovissima Cascai My Hybrid, che sarà il nostro nuovo cavallo di battaglia per i prossimi anni visibile in questi giorni qui a, Verde, a Verdellino? Sì fino anche domenica compresa vi aspettiamo numerosi. Ed ora come di consueto il post gara con i due allenatori della formazione Blue Basket Mauro Zambelli e Spiroleca coach di Ferrara. Soft primo tempo dopo il primo tempo mi sono incavolato ho detto se vogliamo che queste partite si vincono dobbiamo sporcarla e abbiamo messo più intensità, più aggressività nel terzo quarto. Vedo che abbiamo visto gli ultimi tre quarti, l'abbiamo visto tutti e tre. E la continuità, e il dispiacere è quello che hai detto a te: che non siamo riusciti sul miglior giocatore, miglior tiratore della squadra. Di, di, di tiri liberi, 93% fa 0 su 2, quando servivano come il pane. però il basket è questo. Sbagliano Michael Jordan e LeBron James, figurati Alessandro Pani, che oggi ha fatto Steve Carey della situazione. Diciamo, vedo 29, però è stato. La, la, la partita anche quelli che hanno giocato a tre minuti perché hanno fatto riposare gli altri e tutti e portiamo a casa una vittoria che ci dà morale e sappiamo che il fattore campo c'è ma non c'è. Noi è vero che abbiamo vinto poco fuori casa ma sono tranquillo che nelle partite che contano il mio gruppo non tradisce. E adesso testa bassa a recuperare le forze, che abbiamo un'altra eh, un battaglia domenica. Per quanto riguarda la mia squadra è una partita eroica, comunque siamo riusciti ad eh, andare oltre assenze le difficoltà fisiche di tanti giocatori. Eh, abbiamo giocato un primo tempo al limite della, della perfezione, eh, secondo tempo siamo venuti un po' meno nelle esecuzioni e nel riconoscere poi i vantaggi effettivi che c'erano sul campo. Purtroppo per tutta la partita, anche un po' per caratteristiche della squadra, abbiamo avuto poco impatto a rimbalzo offensivo. E, mm, faccio i complimenti ai ragazzi, faccio i complimenti in particolare a Manenti che ha giocato 6 minuti di grande qualità dopo tanto tempo in cui non, non entrava in campo bene così, avevo visto identità a Roma malgrado eh, alcuni giudizi sulla nostra partita io ero piuttosto soddisfatto, oggi abbiamo confermato di avere identità, di avere cuore, di avere collettivo quindi è un bellissimo segnale per i playoff grandi complimenti agli avversari perché... Fatto una partita estremamente eh, attenta, fisica, panni, e prima Esbrook, prima del, dell'infortunio. Panni per tutta la gara è stato eccezionale, e complimenti a loro. Confidavano, abbiamo difeso la, la differenza canestri malgrado il loro recupero eh, di AJ. E, e quindi una bellissima partita come ci aspettavamo. Due grandi squadre, i miei eroici. Bisogna avere idee chiare, ci si può allenare molto poco. Uh, bisogna riuscire poi al di là delle idee chiare a essere precisi nelle scelte a non essere emotivi, non essere istintivi quando la stanchezza ti assale secondo tempo ho visto due squadre um, molto provate dallo sforzo fisico, dal tentativo di giocare una partita ancora una volta con toni da playoff e quindi uh, cercheremo di far passare le idee giuste prima di tutto sul nostro attacco perché ogni tanto facciamo eh, delle scelte sbagliate in relazione alle nostre caratteristiche, poi sulle eh, peculiarità di Chieti, ma io vedo i segnali giusti di una squadra che è pronta a giocare una serie playoff, magari anche da sfavorite, senza fattore campo, con delle assenze, ma vedo il collettivo e eh, vedo lo spirito giusto per goderci questi playoff. Siamo sempre in uh, concessionaria Nissan Harry Car a Verdellino eh, siamo in occasione dell'anteprima nazionale del nuovo Qashqai e eh, però con uh, Stefano Rigoni vogliamo parlare un po' di questa eh, partnership che eh, tra la concessionaria Harry Car e il, la, la Blue Basket dura ormai da qualche stagione Sì, con molto onore, da quasi tre anni siamo sponsor della società Blue Basket e cerchiamo di portare avanti insieme eh, questa unione per eh, così, migliorare un po' quelle che sono sia le sponsorizzazioni per entrambe le società e per eh, così, migliorare anche l'aspetto sportivo. Insomma. C'è una macchina, questa qui alle spalle, che ha anche una caratteristica un po' particolare per chi gioca a pallacanestro. Abbiamo visto Borra entrare tranquillamente. Sì. Grandi spazi. Sì, devo dire che ha delle capacità eh, interne di spazio veramente eccezionali. Perché il sedile si abbassa molto sulla parte del pianale dell'auto e quindi riesce anche Borra, nonostante i suoi due metri 15, e 15 a starci senza nessun problema. Eh, la storia invece in poche parole di questa concessionaria che è una concessionaria di famiglia? Sì, noi ormai da circa più di 25 anni che siamo nel mondo Nissan e con molto onore devo dire siamo tra le più vecchie ormai concessionarie nel, in questi anni che hanno mantenuto sempre alto il nome della Nissan nella Bergamasca e quindi speriamo di far così per tanto altro tempo. Nissan che ha uno sguardo, oltre ad approfittare della tradizione della famiglia Rigoni, ha uno sguardo anche verso il futuro, soprattutto con l'elettrico e l'ibrido. Naturalmente sì, è la prima casa anche a produrre eh, parecchie vetture elettriche ed anche veicoli commerciali, di cui noi facciamo veramente una buona vendita durante questi ultimi anni, perché ormai l'elettrico è, è il futuro, insomma, ecco. E se invece che questo colore sul Bordeaux ce ne fosse una color blu basket? Eh, non c'è nessun problema, c'è anche color blu basket. E adesso vediamo cosa è successo. Risultati quindi classifica di questo turno infrasettimanale, in serie A2. Quinta giornata del girone giallo inizia con il successo interno dell'Urania Milano sull'Eurobasket Roma, che finalmente ritrova Gallinat in quintetto. O'Laseware è in ottima giornata realizzativa, ma tutto il team capitolino riesce a controllare la partita fino a oltre la terza frazione. Montano e Langston sono decisivi su entrambi i lati del campo e i Wildcats chiudono 86 a 78. Verona sembra aver intrapreso una marcia inarrestabile. Conchieti prende in mano la partita sin dal primo quarto e la contesa appare già definita sin dall'intervallo. Gli Abruzzesi, sempre senza Williams, cedono punti in ogni quarto e alla fine la Sirena appare liberatoria anche per gli ospiti 84 a 49 il punteggio. Treviglio parte con ottime percentuali e con un avvio al fulmicotone di reati mette 13 punti di vantaggio su Ferrara in 13 minuti di gioco. Gli estensi però hanno un panni in serata di grazia e nel finale particolarmente emozionante passano dall'opportunità di ribaltare la differenza canestri al rischio di subire la tripla del controsorpasso sulla Sirena, ma l'82-84 premia Ferrara. A 40 minuti dalla conclusione della seconda fase, il girone giallo trova in Verona, primo con 14 punti, la sua dominatrice incontrastata. È infatti l'unico team in tutta la A2 ad aver vinto tutti i 5 incontri e la striscia vincente del quintetto di Ramagli è ora salita a 13 gare consecutive. Per l'ultimo posto disponibile col fattore campo favorevole, indizio ci sono Milano, Ferrara e Treviglio a 10 punti. Con sei punti l'Eurobasket Roma e quattro Chieti, queste ultime due contendenti, andranno a incrociare altrettanto le in formazioni provenienti dal girone bianco di primissima fascia. Approfittiamo di questa anteprima della nuova Cascai e approfittiamo anche della disponibilità di Daniele Pocci per conoscere un po' più a fondo le caratteristiche di questa vettura. Prego. Buongiorno, eh, abbiamo il piacere di presentarvi questa nuova Cascai. Siamo arrivati alla terza generazione. Eh, con molto successo che ha avuto sempre questo modello di vettura, quindi siamo orgogliosissimi di presentarvela. Eh, le caratteristiche tecniche sono cambiate, come le, ma soprattutto le, il design, come potete vedere, eh, con un cerchio da 20 pollici, eh, la macchina è molto più slanciata, più, più lunga, hanno aumentato sicuramente la spoziosità degli interni fantastico le, le, la luce a led completamente su tutti i modelli di, già dal modello base il motore è completamente nuovo con un mild hybrid da 158 cavalli Xtronic eh, o 148 cavalli in modalità manuale, cambio a 6 rapporti vi aspettiamo fino a domenica con, la nuova, con questa nuova presentazione per mostrarvi tutte le caratteristiche e, e per ordinarla, vi aspettiamo la spaziosità di questa Qashqai è veramente imponente, quasi ci potrebbe stare un quintetto di eh, una squadra di pallacanestro per andare in trasferta. A proposito di trasferta eh, andiamo a vedere insieme con l'ausilio della grafica il quadro del prossimo turno che è anche quello che chiude la eh, seconda fase, vale a dire il girone giallo per la BCC Treviglio. L'ultima giornata del Girone Giallo prevede un platonico Roma-Verona con le posizioni delle due avversarie ormai cristallizzate. Sul parquet di Unchieti, ormai ultimo, possono fare la differenza le ambizioni ancora vive di Treviglio, mentre sarà scontro diretto tra Ferrara e Milano, da definire un piazzamento playoff con il vantaggio del fattore campo. Siamo in chiusura di questa puntata di Ora Basket, una puntata speciale che ci ha visti ospiti della concessionaria Nissan a Ricard a Verdellino. Prima, però, come di consueto, gli appuntamenti che riguardano soprattutto il match di domenica alle ore 18 dalla Palatricale di Chieti. Ovviamente la BCC Treviglio cerca di eh, eh, ottenere la vittoria che le potrebbe regalare il secondo posto nel girone giallo e quindi il vantaggio del fattore campo per quanto riguarda il primo turno dei playoff. Off. Ripetiamo, ore 18, diretta streaming su LNP Pass oppure il consueto netcasting disponibile per eh, tutti i cellulari e tutti i computer. Noi siamo in uh, chiusura di questa puntata, ma eh, facciamo anche una uh, partenza perché ce ne andiamo approfittando anche di questa cascai in uh, trasferta verso Chieti. Partiamo Stefano. Possiamo partire per questa trasferta verso Chieti? Sì, naturalmente, con questa nuova Cascai. Eh, voglio ricordare a tutti che domenica siamo aperti proprio per questa presentazione, vi aspettiamo numerosi e forza Blue Basket. E la prossima volta appuntamento al Palafacchetti. Volentieri, grazie mille. Continuate a seguire la nostra passione.